Allora, proviamo a metterci, partiamo da un paio di esempi, prima di iniziare la parte di modellazione concettuale. Visti i flash, non è approfondito, non è qualcosa da studiare qua, però proviamo a metterci in un certo contesto reale e proviamo a descrivere un processo, qualche cosa che avviene in un'azienda e metterci nei panni mentalmente per il momento, no? Di chi deve progettare un sistema informativo per supportare queste funzioni, o parte di queste funzioni. No? Quindi qua c'è una descrizione, ma un po' come quella che potremmo trovare negli esercizi di laboratorio, nei temi d'esame, no? Descrive una situazione. La situazione dice che il dipartimento di produzione di un'azienda di medie dimensioni ha bisogno di, diciamo così, di mandare degli ordini per delle materie prime. Queste materie prime sono necessarie per poter alimentare i processi di produzione, qualora ovviamente non siano disponibili a magazzino. Il processo prevede che i materiali debbano essere ordinati, ovviamente l'ordine può prevedere una fase di negoziazione per quanto riguarda la quantità, i tempi, la qualità, eccetera. Selezionare i fornitori, coordinarsi con le regioni di produzione, cioè alla fine tutta l'informazione che serve per poter piazzare un ordine, che cosa mi serve, quando e quanto, no? Devono essere esaminati, quindi i materiali acquisiti devono subire una fase di income inspection, essenzialmente, di analisi alla ricezione, stoccati, quindi c'è una fase di stoccaggio, una fase di registrazione nel sistema a magazzino, ma anche nel sistema contabile. Oggi pensiamo purtroppo in molti casi che questi sistemi possono essere separati, si parla di sistemi informativi al plurale, no? Ce ne sono tanti per diverse funzionalità in azienda e in qualche modo però le attività sono le stesse, quindi rischiano di essere in parte replicate tra i vari sottosistemi. E poi vabbè, c'è la parte di pagamento. E se uno analizza questo processo, che così è descritto in modo estremamente sintetico, e vede che ci sono coinvolte varie entità, no? Qui li chiamiamo attori. Un attore è un concetto che definiremo molto meglio, molto precisamente quando parleremo dei casi d'uso, ma per ora possiamo dire che è una persona o un gruppo o un'entità organizzativa che svolge un certo ruolo, no? Rispetto a un determinato processo. Quindi non mi interessa se si chiama Giuseppe, mi interessa in quel momento lui sta facendo una certa azione perché incarna una certa funzione, una certa responsabilità. Okay? E quindi questo lo chiamiamo attore nel nostro gergo. Quindi c'è la produzione, non è una persona, la produzione, siamo un intero reparto, se non un'intera azienda, però rispetto a questo processo la produzione è l'attore che fa le richieste. Che produce, non so io, so io quale bisogno ho. C'è il magazzino. Perché qua è una funzione aziendale, è fatto di molte persone, molte strutture. La produzione fa la richiesta al magazzino e il magazzino vede se può evadere questa richiesta subito oppure se deve fare un ordine. Oppure se può evaderla, ma nel frattempo comincia a fare un ordine per coprire, come sapete fare voi meglio di me. Ma non solo. Gestisce semplicemente il buffer delle richieste, il tampone del materiale disponibile, ma deve fare anche tutte le verifiche di qualità, conformità, eccetera, prima di poter ovviamente accettare e dichiarare disponibile una certa merce. Ma poi il magazzino non fa gli ordini lui, c'è bisogno dell'ufficio acquisti. L'ufficio acquisti che si preoccupa di trovare i fornitori, selezionarli, fare i contratti, con questi, allora l'ufficio acquisti di fatto definisce quello che può essere il portafoglio dei fornitori su cui il magazzino si può appoggiare per fare gli ordini. E ovviamente ci sono poi i fornitori stessi. No? Stiamo ripercorrendo un pochino la catena. La catena, almeno le parti della catena che impattano, no? Sono coinvolte nel processo che abbiamo deciso prima, che abbiamo descritto prima. No? Quindi fornitori ce ne possono essere tanti, a noi interessa quello che è stato selezionato in questo specifico ordine, in ciascuno specifico ordine. Quindi è importante sapere quale. Per un ordine, chi l'ha richiesto, quali sono le quantità, qual è il fornitore scelto, qual è il contratto che aveva questo fornitore scelto e quindi anche poi il prezzo, poi di conseguenza che viene normalmente negoziato a priori quando si fanno le gare, contratti di questo genere,
avrò un servizio di assicurazione della qualità, quindi qualcuno che dice al magazzino dopo che la merce è stata consegnata è valida sul momento, e poi fa ovviamente dell'analisi per vedere se un determinato fornitore sta con continuità fornendo i prodotti con la qualità concordata nei tempi concordati e così via. Quindi anche c'è un aspetto, in tutti i processi c'è sempre un aspetto puntuale, istantaneo, cioè adesso si è avvenuta la cosa giusta, ma c'è anche un aspetto di supervisione, un aspetto più statistico. Complessivamente stiamo andando bene? Oggi se c'è un incidente può essere andata bene, può essere andata male una certa cosa, la devo risolvere, la devo gestire. Ma nel mese quante volte ho avuto degli incidenti, quante volte ho avuto dei problemi? Stanno aumentando, stanno diminuendo. Quindi dobbiamo sempre pensare a due livelli che chiameremo più avanti, il livello operativo, cioè oggi devo fare delle cose, devo farle funzionare, e il livello poi di monitoraggio, di decisione, il livello manageriale, in cui devo fare supervisione del fatto che le cose, che l'operativo stia andando nella direzione giusta. Poi c'è la parte finanziaria, ovviamente, che poi gestisce il flusso di cassa, e poi potrebbe esserci una parte di management che in qualche modo può avere, rispetto al processo di acquisto, che è un processo operativo, un ruolo più di supervisione e gestione, no? Per andare a valutare se questo processo sta fornendo l'adeguato beneficio all'azienda, all'organizzazione nel suo complesso, o se lì ci stiamo perdendo soldi, o se lì non sta funzionando, se lì mi sta bloccando il resto, eccetera, no? Per far questo devi essere un po' fuori, non devi essere in mezzo agli ingranaggi per poter vedere se il sistema nel suo complesso è ben oliato. Quindi, in tutto questo semplice processo, poi un processo di acquisizione, sono diverse figure. Quindi, da una semplice descrizione, dobbiamo fare degli acquisti, abbiamo già evidenziato figure diverse, che possono essere persone o entità organizzative. Quindi qui vado ad agganciarmi con l'organigramma dell'azienda, con l'organizzazione interna dell'azienda, che hanno ruoli diversi nei confronti del processo. Cioè a un certo punto c'è uno di questi 8 figure che deve fare una certa cosa, se no il processo non va avanti, se no l'acquisto non viene fatto. Quindi in qualche modo si vanno a intersecare i processi con gli attori. Le cose che avvengono, avvengono perché certi attori fanno quello che devono fare. Poi il sistema informativo li può aiutare, li può fornire informazioni, eccetera. Però a un certo punto, no? Ognuno ha un certo ruolo nei confronti del sistema informativo che sta gestendo un processo, e quindi indirettamente nei confronti del processo. E quindi se parliamo di processo stiamo dicendo la sequenza di azioni che devono essere fatte. Allora, qui sono stati riportati gli 8 attori di prima, e con queste frecce proviamo a rappresentare che cosa fanno. Questa è una presentazione ancora informale, così un pochino alla buona, no? Non c'è ancora nessun formalismo dietro, diciamo così, strutturato. E la produzione, qui ripercorro un po', ma in modo più schematico, no? Quello che abbiamo detto prima. La produzione richiede al magazzino una certa merce. Il magazzino non ha la disponibilità e quindi decide di fare un acquisto. E quindi lo chiede all'ufficio acquisti. Passo 2. Passo 3, l'ufficio acquisti sente l'amministrazione per capire, ovviamente, la disponibilità economica, posso fare l'ordine, c'ho il budget, non ce l'ha l'ufficio acquisti, ce l'ha il bilancio, e in parallelo qui c'è scritto il passo 3, cioè contestualmente, può fare l'ordine verso il fornitore scelto. Chi l'ha scelto? Il fornitore, l'ufficio acquisti l'ha scelto, questa è una sua scelta, una sua prerogativa. Il fornitore a un certo punto riceverà l'ordine. Il fornitore fino a questo momento non esisteva. Esiste, entra in gioco quando gli arriva la telefonata, il fax, la mail, quello che dovrà arrivargli, che contiene la richiesta d'ordine, alla quale ovviamente lui evade e la invia al magazzino. Poi qui ci sono altri sottopassi, ad esempio il magazzino, attraverso la sua funzione. Ritorna 5B dei beni al fornitore nel caso in cui non siano corretti, quindi questo ordine lo devo ricevere, controllare, e se c'è qualcosa che non va bene mandarlo indietro. Se invece va bene, mando in amministrazione la documentazione che conferma, che dice che ho ricevuto questa merce e questa merce è stata accettata. E a questo punto
Il fornitore, sapendo di aver spedito la sua merce che non gli è stata rifiutata, manda fattura in amministrazione. Allora l'amministrazione, per poter procedere, deve avere sia la fattura del fornitore, sia l'informazione del magazzino che la merce è stata ricevuta ed accettata. Se non ha queste due informazioni, l'amministrazione è bene che non paghi. Se invece ce l'ha, al passo 7 può dire al bilancio: ok, adesso pagate l'8A. Dice che il bilancio paga effettivamente il fornitore, e l'8B chiaramente si chiude la pratica amministrativa, quindi il bilancio diciamo, informa l'amministrazione che il pagamento è venuto, e quindi tutto il ciclo, tutto il processo in qualche modo si chiude e viene registrato effettivamente poi a bilancio. È uno dei possibili 100 o 1000 modi diversi di gestire, no, questo processo, o una parte di questo processo. Questa è la parte che c'è scritto in alto a destra, ve lo faccio notare adesso, in tutte queste slide che abbiamo visto c'è scritto processo operativo, cioè ciò che succede per gestire direttamente in tempo reale questo ordine. Questo bisogno di materiali che proviene dalla produzione, appunto. Questo è un processo che va in 8 macro passi. I passi ABCD, quando sono indicati ABC, vuol dire che possono tendenzialmente avvenire in parallelo, mentre invece dove abbiamo dei numeri sequenziali, uno non può avvenire prima che quello precedente sia terminato. Quindi stiamo dicendo, chi è responsabile di fare certe cose? Quale informazione ciascuno di questi attori deve scambiare con gli altri attori? Non è che la produzione al magazzino manda la cartolina con gli auguri di Natale, manda l'informazione su materiale di cui ho bisogno, cosa mi serve, quanto, entro quando. Quindi questa freccia 1, che è la prima che abbiamo visto, ha appeso, immaginiamoci, un bigliettino con una ben precisa informazione. E così come il magazzino, quando si vede questa informazione, dice: ok, questa cosa ce l'ho o no, magazzino? E quindi vuol dire che questa informazione che arriva dalla produzione deve essere confrontata con altre informazioni che il magazzino ha, che dice che cosa c'è effettivamente disponibile. Magari con gli stessi codici, con le stesse nomenclature, in modo da poter essere certi, sicuri che quell'informazione sia non solo ricevuta, ma anche comprensibile, compresa nel modo corretto. Quindi nel descrivere questo non possiamo fare a meno di pensare all'informazione che viaggia, che sta in ciascuna di queste caselle, quindi ciascuno che cosa ha, che cosa sa per sé, qual è l'informazione che ha per poter gestire i suoi processi, e l'informazione che viene scambiata. Quindi diciamo, viene lasciata traccia nel sistema informativo. Ciascuno di questi passaggi lascia una traccia. C'è qualcuno che ha un dato che prima non aveva. E quindi possiamo seguire l'evolversi di questo processo sia dal punto di vista temporale, possiamo pensare di avere uno che segue, va avanti e indietro, segue i pezzi di carta o le mail che si scambiano, ma anche dal punto di vista dei dati. I dati via via si arricchiscono perché stanno descrivendo il processo che va avanti. Sono intrecciate queste cose. Gli attori, chi fa che cosa, l'ordine, il processo, l'ordine in cui vengono le operazioni, il processo e i dati. Sono intrecciati, non li posso separare. Noi faremo diagrammi separati per queste tre cose, ma ricordiamoci che sono tre punti di vista della stessa cosa. Solo che per poter entrare nel dettaglio sui dati ho bisogno di poter parlare solo dei dati per un attimo, sapendo che poi questi dati entrano in un processo. Per parlare del processo ho bisogno di concentrarmi sulle concetti di tipo chi viene prima, chi viene dopo, chi è responsabile di fare che cosa, sapendo che poi queste azioni implica lavorare con dei dati che sono quelli di cui ho parlato un attimo prima. Per cui noi faremo questi diagrammi tipo diverso, separati, ma che si parlano, perché parlano tutti della stessa cosa. È come parlare di un fiore, parlare del profumo, del colore, non li puoi scindere. Parli di momenti diversi, ma alla fine il fiore è quello, il sistema informativo è quello, ed è fatto di tutte queste cose. E quindi una delle qualità più importanti che devono avere i nostri lavori, i nostri esercizi, è la coerenza. Non posso nel modello concettuale descrivere cose in un certo modo, nel modello di processo descrivere in modo diverso, perché in realtà sto parlando della stessa cosa. Quindi il fatto che poi ci sia una coerenza che venga mantenuta dalla prima all'ultima pagina è
è uno degli aspetti importanti di cui dovremo, a cui dovremo fare attenzione. Ecco, tornando al quadrettino processo operativo, questo è operativo perché, vabbè, questo è l'ultimo passo che dice che alla fine la merce viene inviata. Oltre a quello c'è anche però un processo decisionale, per cui entra il ruolo del manager che finora non ha fatto niente, perché si sa, e a un certo punto deve comunicare con un certo insieme di altri attori, interni tendenzialmente, per poter acquisire i dati che gli permettono poi di prendere delle decisioni. Decisioni che poi magari diranno all'amministrazione: senti, senti, cambia fornitore, oppure cerchiamo di tirare sui prezzi, oppure... No? E quindi in qualche modo c'è un processo che avviene a posteriori di monitoraggio in qualche modo e di valutazione di come sono andate le cose che sono nell'ultimo trimestre, e questo processo per poter avvenire avviene consultando i dati che sono stati prodotti ogni singolo minuto, ogni singolo giorno, ogni singola ora lavorata. Quindi i dati li gestisco per mandare avanti le cose, perché se non avessi l'informazione sulla disponibilità del magazzino non faccio niente di tutto questo, mi servono, ma per l'operatività, ma mi servono anche per poter fare strategia, per poter analizzare, ok, nell'ultimo mese quanti ordini ho fatto, e sul dato devo averli. A che ora li ho fatti? Più al mattino o più al pomeriggio? No, perché devo allocare il personale, devo fare il turno. Quali fornitori hanno avuto i ritardi di consegna maggiori? Devo avere questi dati, perché se il manager ha bisogno di saperli per poter prendere delle decisioni, fare degli investimenti o modificare delle procedure, come fa senza dati? O lo fa a caso, inventa, ma noi siamo più per, diciamo, la versione oggettiva del management, che è quello di lavorare su dei dati, in formato da dei dati. Quindi c'è questa doppia natura. Il dato in tempo reale mi serve per portare avanti il processo operativo, ma a distanza di tempo mi serve per portare avanti i processi strategico decisionali. E quindi in tutto questo, è un esempio come un altro in certo senso, ma mi serviva per evidenziare che non possiamo parlare di nessun processo aziendale se non parliamo delle informazioni, chi sa che cosa, quale informazione c'è, con chi viene scambiata, quali sono gli elementi organizzativi che sono coinvolti, con chi devo parlare per poter andare avanti e in che sequenza devo svolgere l'attività. Devo sapere a un certo punto quando mi è arrivato sto foglio, lo guardo, lo registro i dati, lo confronto con i miei, e poi a chi lo do, a chi deve passare, quali azioni ci devo fare, e posso andare avanti o devo aspettare qualche cos'altro, qualche altra informazione. Una volta che ce l'ho, sono indipendente, devo metterlo in pausa perché mi serve altra informazione, devo aspettare che avvenga qualcos'altro, oppure posso procedere indipendentemente. Il fornitore, dopo che ha spedito la merce, può fatturare il giorno stesso o deve aspettare l'esito del controllo di qualità? Sono tutte e due le varianti, ovviamente. Però devo decidere, devo saperlo, devo sapere come lavoro. Devo specificarlo. E quindi il sistema informativo, per aiutare questo processo ad avvenire, dovrà fornire le possibilità di documentare, tracciare, tenere traccia di tutte le informazioni, fornire una modalità per trasmettere le informazioni tra i vari attori, in modo più possibile integrato. Okay. E voi immaginatevi la produzione che ha un bisogno di produzione, allora va sul sistema informativo e vede: ho bisogno di 400 bulloni. Stampa un foglio e lo manda via fax al magazzino. Il magazzino prende questo fax, lo legge, lo guarda, controlla. Allora, questo richiede un certo tipo di lavoro manuale con una certa possibilità di errore. Se i due sistemi informativi fossero integrati, chi è nella produzione dice: mi mancano i bulloni, schiaccia un bottone e nel magazzino compare la richiesta. Allora, l'informazione in ogni caso transita, in un caso in modo più manuale, nel secondo caso in modo più automatico. Quindi, come sempre, o i sistemi informativi si parlano tra di loro, oppure ci vogliono delle persone in mezzo che portino l'informazione. Fare il fattorino dell'informazione tra un sistema informativo e un altro è un mestiere abbastanza degradante, no? Infatti, ma però succede, quante volte noi dobbiamo prendere, leggiamo un dato qua, lo scriviamo là, no? Fare un copia e incolla a mano.
purtroppo succede ancora perché manca una sufficiente integrazione. Però in ogni caso, che sia mediata dall'umano, che sia, diciamo così, automatica, questa trasmissione di informazione è una delle caratteristiche chiave, oltre alla memorizzazione ovviamente, no? Devo parlarsi questi sistemi. E poi la parte di monitoraggio, quindi permettere di interrogare sul passato, cosa sta succedendo e che cosa è successo. Il sistema informativo è tanto più importante, e se vogliamo è anche tanto più complesso lui stesso, quanto più è vasta la rete della mia organizzazione. Cioè, se questi otto attori stanno tutti nello stesso capannone, alcuni processi possono anche essere fatti senza troppo appoggio da parte del sistema informativo. Se questi attori sono dislocati in luoghi diversi o addirittura su uno schema internazionale, allora avere un sistema informativo condiviso diventa fondamentale per azzerare i ritardi, per azzerare gli errori, perché il costo poi di un errore, di un ritardo, viene moltiplicato se ovviamente aggiungiamo dei costi di trasporto, dei tempi di trasporto o di spostamento. Quindi possiamo immaginarci una cosa di questo, adesso questo esempio ovviamente era semplificato, no? Perché ci sono, ad esempio il fornitore lo decido a priori, in molti casi invece perché magari ho già deciso quale fornitore mi fornisce quale materiale, non c'è il processo di negoziazione in questo caso modellato, quindi prima di fare l'ordine magari dovrei sentire due o tre e decidere chi, e cose di questo genere, no? Qui ci sono alcuni esempi di cose che nella realtà potrebbero essere più complicate, tipo il fatto che la consegna avviene all'ufficio acquisti oppure avviene direttamente, se è stata consegnata fino a quando. Ogni dottor Tagli è applicato, no? Però ci alleniamo in un certo senso su qualcosa di più semplice. Queste osservazioni sono grosso modo quelle che abbiamo già fatto a parole sul fatto che dietro un'operazione abbastanza semplice, quella di un acquisto, in realtà ci sono più flussi di informazioni e più sincronizzazione tra questi flussi di informazioni. Ecco, una cosa ancora che non ho detto prima è che questo diagramma, voi ve lo dovete vedere, non uno disegnato alla lavagna, ma 100 sovrapposti, che sono tutti gli ordini aperti in corso. Perché ogni nuovo ordine, ogni nuovo bisogno di informazione fa partire un nuovo processo identico a quello, identico come struttura, diverso come dati, perché il dato che fluisce da produzione al magazzino che dice ho bisogno di bulloni, questa volta ho bisogno di 2 tonnellate di lamiera tagliata dello spessore di. Ma fa lo stesso percorso. E ovviamente questi vari ordini, questi vari percorsi, questi vari processi vanno avanti indipendentemente l'uno dall'altro, per il più possibile. Qui ce ne saranno molti attivi contemporaneamente, non è che devo aspettare, ah no, però la mia ordine non la puoi ordinare perché non sono ancora arrivati i bulloni di ieri, no? Questo non avrebbe senso, ovviamente, a meno che non ci sia una risorsa critica che è lo spazio oppure sono i mezzi di trasporto che non sono disponibili, ma non sono necessariamente sequenziali, anzi, di solito no. Quindi questo è un po' come fosse un modello, un blueprint, uno schema generale, un template con cui si svolge il processo. Poi questo schema generale viene replicato tante volte quante volte c'è bisogno di eseguire quel processo. Così come l'informazione che viaggia nel pallino 1, diciamo un foglio informatico, tra virgolette, su cui c'è scritto cosa voglio, quanto, entro quando, la qualità, la quantità, eccetera. Quello è uno schema generale che abbiamo in mente. Poi per ogni singolo ordine ci sarà un singolo foglio con delle informazioni specifiche. Quindi noi un'altra cosa che ci dobbiamo abituare a fare è pensare su due livelli. Il livello generale, astratto, descrivo un processo e descrivo l'informazione che viaggia su quel processo. E poi c'è il livello concreto, ricordarci che quel processo che ho descritto in realtà è uno schema con cui si svolgono tanti processi specifici, ciascuno dei quali è un determinato istante della giornata, e ciascuno dei quali ha, e questi dati che ho descritto nel processo generale, prendono forme diverse in ciascuna di queste istanze specifiche di processo.
adesso l'ho detto in breve, quando partiamo dal modello concettuale abbiamo il tempo di approfondire. Però separare quello che è il livello generale dal livello dell'istanza, dal livello specifico, del singolo ordine, del singolo dato, della singola informazione. Ovviamente io non posso descrivere quando faccio analisi ogni singolo ordine. Devo capire come funziona ogni singolo ordine, capire qual è ogni singola informazione e descriverla in senso generale, in modo che dalla regola generale ne posso poi clonare quanti ne voglio, creare quanti ne voglio, in realtà il mio informatico istanziare quanti ne voglio. La regola generale mi dà il timbro con cui poi creo quante istanze di processo, istanze di dato, istanze di ordine, eccetera, mi interessa. Ecco, io vorrei farvi un altro esempio anche, ma un pochino più concreto, di un sistema informativo. Allora, qui siamo partiti, abbiamo ragionato un pochino insieme partendo da un processo aziendale, semplice. Adesso provo a fare l'altra operazione. Parto da un sistema informativo esistente. Ah, questo è Twitter, giusto? C'è anche scritto. Conoscete? Non è tra i preferiti, ma... Allora, immaginiamo di voler costruire un sistema informativo analogo a Twitter. O perché magari Twitter non esiste ancora, ce lo siamo sognati stanotte e lo vogliamo creare, o perché ne vogliamo reingegnerizzarlo, o ne vogliamo creare un clone per fargli concorrenza, cioè che... La differenza rispetto a prima è che mentre prima siamo partiti da un disegnino, da un concetto astratto, abbiamo cercato di formalizzarlo, qui partiamo da un progetto concreto. E allora, così come prima, questa è l'applicazione già finita e proviamo a descriverla. Si fa a volte, questo lavoro si chiama reverse engineering, cioè dato un prodotto esistente faccio l'ingegnerizzazione inversa per andare a estrarne quali sono le sue caratteristiche principali, che poi mi permettono eventualmente di fare un re-engineering volendo, cioè riprogettarlo a parità di funzionalità magari con tecnologie diverse, oppure andare a fare delle varianti diverse di progetto, o anche solo a scopo di analisi per capire qual è il valore di un determinato prodotto. Allora, questo è più semplice. Ho scelto Twitter tra le varie cose che potevo scegliere perché è molto semplice, almeno c'è un core che è molto banale. E quindi lo possiamo usare poi anche negli esempi per andare a ricostruire qualche cosa che sia analogo. Essenzialmente qui tra i vari attori, no? Non ce ne sono, c'è solo uno, c'è l'utente, principalmente. Ci sono degli utenti che sono tutti uguali. Perché prima avevamo tanti attori diversi? Perché il magazzino era diverso dalla produzione? Perché avevano ruoli diversi, perché potevano, barra, dovevano fare cose diverse. Dal punto di vista del sistema informativo, è diverso se so che tu sei una persona della produzione o sei una persona del magazzino. Io, sistema informativo, ti devo offrire funzioni diverse. Perché tu hai bisogno di certe cose, lui ne ha bisogno di altre. Per quanto riguarda Twitter, gli utenti sono in larga misura tutti uguali. Quando apriamo la pagina di Twitter, lui ci fa vedere le stesse funzioni. Le funzioni le posso fare io, le può fare tu, le può fare lui, le può fare lei. Sono le stesse. Siamo tutti un unico attore, un'unica tipologia di attore. Di nuovo, classe istanza. L'attore è unico, utente, possiamo chiamarlo utente, tante istanze, ogni singolo utente ovviamente è un'istanza di questo attore. Quindi Giuseppe, Francesco, Antonio sono istanze di utente. Sono specifici utenti concreti. Ma ovviamente sono diversi, hanno un nome diverso, hanno come si chiama, un identificativo diverso, hanno l'immagine del profilo diversa, quindi i loro dati sono diversi, però tutti gli utenti avranno un'immagine del profilo, tutti gli utenti avranno un nome e cognome, tutti gli utenti avranno il nome tutti gli utenti avranno l'elenco di chi viene seguito e chi invece è seguito da loro. Quindi di tutti gli utenti abbiamo gli stessi tipi di informazione,
ma ciascuno ha le sue. E di tutti gli utenti possono fare le stesse cose. Allora, che cose posso fare con Twitter? Posso leggere. Ovviamente io leggo cose diverse da te, ma possiamo fare entrambi la stessa operazione, lettura. Possiamo scrivere. Lo posso fare da qui, lo posso fare da qui, perché poi i modi sono diversi. Anche qua lo sforzo che diventa rispetto al come si fanno le cose, ok. Posso scrivere un tweet e poi dentro lo scrivere un tweet ho vari sottocasi, posso aggiungere l'immagine, posso aggiungere la posizione in cui mi trovo o altre cose del genere. Posso rispondere a un tweet. Cioè questo ho scritto, io scrivo rispondi e lui mi prepara una risposta. Posso inoltrare, no? Lo chiamano retweetare. Ma poi mentre lo scrivo alla fine posso fare menzioni, aggiungere degli hashtag, altre cose. Poi posso fare ricerche. Posso fare ricerche in tanti modi. Posso fare una ricerca scrivendo direttamente cosa voglio trovare. Sistemi informativi. Oppure posso fare ricerche cliccando magari su un hashtag oppure sul nome di un utente, che lancia automaticamente la ricerca. Sono tutte funzioni diverse che posso fare. Allora io potrei, quello che impareremo a fare è riscrivere. In questo caso abbiamo un attore unico utente che può fare una serie di cose. Proviamo a elencarle, non sono moltissime. Però dobbiamo partire da un elenco che poi una ricerca parta, perché io ho scritto qua hash informatica, o che parta perché ho cliccato su quella stessa stringa che compariva all'interno di un tweet, sono due modi diversi di fare questa operazione, ma l'operazione è sempre la stessa. Ma poi dal punto di vista che poi ha progettato l'interfaccia, l'utente dice, vabbè, forniamo modalità diverse per poter fare la stessa operazione. L'operazione è una sola. Poi cosa posso fare? Posso seguire una persona. Beh, questo qua è un robot, quindi segui, clicco su segui e automaticamente lui mi lascia seguire. Perché? Ma perché lui ha il profilo privato, pubblico. Se lui avesse il profilo privato, quando io clicco segui, lui mi lascia seguire subito, ma deve aspettare l'approvazione. Oppure posso, c'è tutta una parte di messaggistica diretta, quindi scambiare messaggi privati con altri utenti. No? E quindi posso leggere quelli già ricevuti oppure inviare messaggi privati a qualcuno degli utenti. Quindi in questo caso ci sono una serie di funzioni che sono sufficientemente poche, quelle principali, no? Per permetterci diciamo, di fare con l'esercizio. È molto più semplice rispetto a quello dell'ordinamento, perché immaginate ogni singola freccia, ogni singolo passaggio dell'esercizio di prima comportava tante varianti diverse. E i dati su cui lavora, tutto sommato, sono pochi. Io devo sapere gli utenti, devo rappresentare le informazioni sugli utenti, devo rappresentare le informazioni sui messaggi, sui tweet, devo rappresentare le informazioni su chi segue chi, quindi la rete di utenti, devo informazioni su chi retweetta chi e cosa, chi retweetta cosa di chi. Dobbiamo formalizzare queste cose. I messaggi privati da chi sono mandati a chi, qual è il loro contenuto? E poco altro, essenzialmente. Quindi questo è un esempio molto semplice, Twitter è semplice per due motivi principalmente. Uno perché non ha molti ruoli, cioè c'è quasi, poi ne aggiungeremo altro quando entreremo più nel dettaglio, ma tra 2 mesi. Ma le funzioni principali sono tutte accessibili da un'unica tipologia di utente, quello che abbiamo chiamato utente, tutti fanno la stessa cosa. Se voi già prendeste Facebook, che è più complicato, è già diverso, perché voi, la maggior parte degli utenti ha le stesse funzionalità, però se tu sei l'amministratore di un gruppo, puoi fare certe cose che invece gli altri non fanno. Se sei membro di un gruppo, puoi fare certe cose che gli altri non possono fare. Se sei l'amministratore di una pagina anche. Quindi hai ruoli, tu sei sempre tu, entri sempre col tuo login. Però a seconda del fatto che tu in quel gruppo sia membro, non sia membro, sia amministratore, e poi incrociato col fatto che il membro, che penso che il gruppo sia pubblico o non pubblico, puoi fare cose diverse.
Allora è molto più articolato da quel punto di vista, questo è più semplice, no? Partiamo da qua. Poi, prima semplificazione, primo motivo per cui è semplice. Secondo motivo per cui è semplice, i processi sono molto corti. Cioè, delle varie funzioni, in ogni momento posso fare quello che voglio. Ci sono pochissimi casi in cui posso fare un'operazione solo dopo che ne ho fatto un'altra, e quindi in certo senso c'è un processo che devo seguire, sequenziale. Ad esempio, uno di questi vincoli, il più semplice, è se voglio mandare un messaggio diretto a qualcuno, un messaggio privato, questo qualcuno, il destinatario, mi deve seguire. Altrimenti non posso mandare un messaggio diretto a chi che sia, solamente le persone che hanno deciso di seguirmi preventivamente. Allora, in questo caso, questo è un vincolo che devo riuscire a modellare. Non posso dire, ok, in qualunque momento puoi mandare un messaggio diretto, ma puoi mandare un messaggio diretto solamente a chi ti segue. Quindi prima mi devono seguire e dopo gli posso mandare un messaggio. Però sono, oppure nel caso in cui io voglio seguire qualcuno che ha un messaggio, che ha un profilo privato, io devo fare la richiesta e poi lui deve approvarla. Ovviamente per approvarla, perché l'altro la possa approvare, io devo aver fatto la richiesta. Quindi c'è un ordine sequenziale ben preciso che non può essere invertito nell'operazione. Però ci sono un po' di vincoli sequenziali di questo genere, ma sono tutti molto corti, semplici, diretti. Quindi dal punto di vista della modellazione è abbastanza semplice. Quindi quando vorremmo fare degli esercizi relativamente facili, prenderemo ad esempio questo. Se volete pensare ad esercizi dei processi un pochino più complicati, provate a immaginare qualche sistema informativo con cui interagite. Proviamo a farci questi esempi, perché non rimanga solo l'esercizio fatto alla lavagna. Pensate, non so, al portale degli atti, non la parte dello scarico del materiale, eccetera, ma la parte in cui fate le richieste, il carico didattico, la parte, diciamo, effettivamente operativa in cui si fanno le cose. Alla banca online, se avete un banking, fate operazioni, anche lì ha delle funzioni. E possiamo immaginare quali sono i dati che vengono gestiti da questi sistemi. Quando prenotate un biglietto, un treno, un aereo, quando impostate una riunione con Doodle, c'è una serie di operazioni. In un certo momento, se tu sei l'organizzatore o se sei invitato, puoi fare operazioni diverse, le puoi fare solamente con certi vincoli. Allora, tutti questi sistemi che noi usiamo ogni giorno, a un certo punto, da qualcuno sono stati progettati. E quindi li aveva in mente prima che venissero realizzati. Allora, noi quello che proviamo a imparare a fare è darci la capacità di pensarli questi e non semplicemente di usarli, no? Di progettarli e non semplicemente di usarli, giocando un pochino, facendo degli esempi, partendo da siti esistenti. Questo ci dovrebbe aiutare a far sì che quando noi disegniamo poi un diagramma delle classi, fare una certa operazione, mettere una certa relazione con una certa cardinalità, adesso cominciamo a parlarne, ci permette subito di, forse, no, di capire qual è l'impatto, no, sul sistema informativo reale esistente. Ok, questo era tanto per averci l'esempio dei trasporti, l'esempio di Twitter, e poi gli esempi che faremo, gli esempi che potete darvi da voi in mente, cioè aprite qualunque sito e provate ad applicare le tecniche che via via impariamo. Sono gli esempi, appunto, che useremo per guidarci nei vari argomenti, quelli che ho chiamato prima i capitoli del corso. E io comincerei a introdurre i concetti chiave nel prossimo quarto d'ora sulla modellazione concettuale, che è il primo mattone. È il primo argomento, lo facciamo per primo, anche un po' scavalcando i tempi, nel senso che poi più avanti, quando vedremo la parte sulle viste dei sistemi informativi, vedremo dove si colloca questo modello concettuale. No? Però non voglio aspettare due lezioni prima di far questo, perché è l'argomento, se vogliamo, di base, su cui si basano gli altri, ed è quello su cui alla fine si riscontrano sempre le maggiori difficoltà, perché forse è quello che richiede più astrazione rispetto agli altri. No? E quindi iniziamo prima per poter martellare bene e dedicarci sufficiente tempo. Quindi vabbè,
La modellazione concettuale, cioè dichiarare quali sono le informazioni gestite dal sistema informativo e quali sono le relazioni tra queste informazioni. Questo lo facciamo attraverso un tipo di rappresentazione che in UML si chiama diagramma delle classi. Quindi noi dobbiamo costruire un modello che sia in grado di descrivere nel modo migliore le informazioni gestite dal sistema informativo. Cioè, quali informazioni tratta? Quali dati tratta? O meglio, quali informazioni tratta e attraverso quali dati vengono rappresentate queste informazioni? Sul sofismo non ci entro oggi, sulla differenza tra informazioni e dati. Teniamolo ancora da parte. E quindi, dal punto di vista di un utente, di chi deve fruire delle funzioni di quel sistema, quali sono i dati che deve vedere entrare, quali sono i dati che deve vedere uscire e quali sono i dati che deve sapere che ci sono lì dentro. Quindi, lo vediamo, qui c'è scritto dal punto di vista degli stakeholder, dal punto di vista esterno, di chi usa il sistema. Poi di sicuro rispetto al modello concettuale che faremo noi, quando passeremo poi al modello, non noi, chi dovrà passare al modello tecnologico, al database, aggiungerà il triplo di informazioni. Perché poi devi aggiungere dettagli, ti servono informazioni in più, ma quello lì l'ha fatto, non l'ha fatto, di che stato è, ha già dato la privacy, sì, no, tanti dettagli che ci dovranno essere. Noi ci concentriamo sulle informazioni principali dal punto di vista delle che servono per gestire le funzionalità principali. Quindi non facciamo il database, facciamo una piccola parte, quello più importante. Ovviamente per poterlo fare dobbiamo avere già capito con che cosa deve lavorare il sistema. Adesso sugli esempietti che abbiamo visto velocemente nell'ultima mezz'ora abbiamo un'idea intuitiva su che cosa deve fare il sistema. Sarebbe bene avere la scritta, no? In modo da poter... Infatti poi l'esercizio che faremo sarà quello proprio di passare da un testo scritto che descrive che cosa deve fare il sistema al modello concettuale che lo formalizza. Quindi l'obiettivo, punto d'arrivo del modello concettuale è quello di estrarre tre informazioni principali. Quali sono? Qui vengono chiamati concetti. È sinonimo di quello che prima chiamavo informazioni. Quali sono le informazioni, i concetti che vengono gestiti dal sistema informativo? Allora, l'abbiamo detto, su Twitter di sicuro c'è l'utente, è un concetto, un'informazione gestita, il tweet è un'altra informazione gestita. Le macro informazioni. Le caratteristiche di ciascuno di questi concetti. Cioè, a quel tipo di informazione, l'utente, quali dati sono associati? Il nome, l'ID, il nickname, l'immagine, la data di iscrizione. L'immagine del profilo non è di per sé un concetto che è gestito dal sistema, è semplicemente un attributo, un aggiunto, una specifica dell'utente. Quindi abbiamo dei concetti principali, ciascuno dei quali possiederà una serie di attributi descrittivi. L'ordine di cui parlavamo prima è un concetto generale. L'ordine di che cosa è fatto? È fatto di una quantità, di una data, di un oggetto, di che cosa viene ordinato, dell'ordinante, chi è la persona che l'ha ordinato, una certa serie di informazioni appiccicate con l'ordine. Io un modo che ho, che cerco di usare sempre quando mi immagino questi concetti, è prendiamo un foglio di carta per ogni concetto e mettiamo delle righe vuote, bianche, che sono i vari attributi. No? Allora, se voglio descrivere il concetto studente, prendo un foglio di carta, lo intesto studente e poi scriverò matricola, cognome, nome, data di nascita, corso a cui è iscritto, eccetera, eccetera. Senza specificarle, però tutti gli studenti saranno descrivibili da schemi dello stesso tipo.
La matricola non è un concetto, è semplicemente un numero agganciato allo studente. Quindi di ogni concetto, di ogni dato principale, lo identifichiamo e ci chiediamo come viene rappresentato all'interno del sistema, quali sono i dati che devo sapere di quell'oggetto per poter dire ok, lo rappresento, ti conosco. E poi, altrettanto se non più importante, quali sono le relazioni tra questi concetti. Chi ha fatto base dati lo riconosce questo, sarebbero le entità e le relazioni. Qui siamo a un livello un pochino più astratto ancora, quindi abbiamo meno dettagli da gestire. L'utente e il tweet sono due concetti diversi, ma poi dovrò avere una relazione che dice questo utente ha fatto questo tweet di paternità, oppure questo utente ha messo un like, o come si dice in Twitter, ha messo un cuoricino, quello che deve fare, a quell'altro tweet di quell'altro utente. Speriamo che non si metta da sé, poverino. Oppure questo utente ha retweetato questo tweet che è di quell'altro utente ancora. Quindi una relazione che a questo punto coinvolge tre concetti. Lo studente che c'era scritto su questo foglio, nome, cognome, matricola, sono tutti i dati suoi. E poi c'è scritto corso di laurea, a cui è iscritto. Corso di laurea è un altro concetto, separato. Ha una sua identità, il corso di laurea in gestionale, informatica, meccanica, eccetera, e quindi l'informazione che lo studente è iscritto a un corso di laurea non è tanto un'informazione dello studente, quanto in realtà una relazione tra lo studente e i corsi di laurea, tra l'insieme degli studenti e l'insieme dei corsi di laurea. Quindi un po' qui dovremmo fare attenzione a distinguere quelli che sono dei dati, eppure attributi di un dato in più su quel tipo di oggetto rispetto a quelle che sono in realtà delle relazioni tra oggetti diversi. E sono le relazioni che poi danno il significato alle cose. Avere un ordine, vabbè. E poi mi arriva una consegna di una merce relativa a quale ordine? Da quale fornitore? Allora, l'ordine, la merce, il fornitore, sono tre concetti diversi. L'importante è legarli per poi far andare avanti il processo. La merce che, no, che arriva da quel fornitore grazie all'ordine numero 27. Sono solo queste tre caratteristiche che dobbiamo che compongono la grammatica dei diagrammi delle classi. Disegno concetti, è facile, è un rettangolo. Ogni concetto è un rettangolo con un nome, fine. I dati associati ai concetti, gli attributi li ho chiamati, le proprietà si possono anche chiamare, ci sono molti sinonimi in giro, che sono semplicemente un elenco dei tipi di dati che ogni concetto può avere. Le relazioni sono delle frecce che legano un concetto a un altro, di cui dovrò definire dei dettagli UCI come la cardinalità, cioè uno a uno, uno a molti, molti a molti, per capire di che tipo è questa relazione. Basta. No? Il fatto che la grammatica sia semplice non significa purtroppo che creare diagrammi sia semplice. E di questi diagrammi continua ad esserci sempre questa dualità astratto-concreta, nel senso che quando noi diciamo questo è un utente, stiamo descrivendo una classe astratta di utenti. Lo chiamiamo modello concettuale, quindi questo lo chiamiamo concetto. Se stessimo facendo un corso di base dati lo chiameremo entità. Se stessimo facendo un corso di programmazione oggetti lo chiameremo classe. Lo chiamiamo insieme, lo chiamiamo categoria. Un tipo di informazione. Questi sono tutti nomi che possiamo usare abbastanza intercambiabilmente per indicare concetto astratto che riassume un'intera classe, categoria, insieme di oggetti, di sue materializzazioni concrete. E le materializzazioni concrete le possiamo chiamare, per termine più informatico, istanza, oppure item, elemento, programmazione oggetti lo chiameremo oggetto, esempio, occorrenza.
singolo ordine, il singolo elemento di tipo ordine. Quindi il sistema informativo lavorerà con gli elementi concreti. Sono questi che manda avanti, sono gli utenti specifici che registrano. Sono il singolo utente concreto che fa il tweet, che fa il singolo tweet concreto, con su scritto quella ben specifica frase. Ma quel tweet fatto da quell'utente non differiscono, in termini astratti, generali, da qualunque altro tweet fatto da qualunque altro utente. Allora, noi la descrizione che faremo col diagramma concettuale sarà una descrizione a livello astratto, attraverso la quale, però, dobbiamo riuscire a vedere il che faccio, non sugli altri tweet, di cui, che ne so, 10 milioni al giorno. E questa freccia che li lega dice qualche cosa che succede tra questi utenti e questi tweet. Questo è un ragionamento che dovremo fare bene quando parleremo delle cardinalità, soprattutto di queste relazioni. E del fatto che poi sia possibile navigare queste relazioni per risalire da uno all'altro. Qua, dicevo, mi arriva il camion con la merce, con un tizio che c'è una bolla di consegna. Dice, c'ho dietro 12 tonnellate d'acciaio. A chi lascio? E lui ha una bolla su cui c'è scritto un numerino d'ordine. Da quel numerino deve riuscire a risalire a chi l'ha ordinato, perché, quando deve fatturare, a che prezzo, con che data, a chi consegnava, eccetera, eccetera. E sono tutte informazioni che significa che da un concetto, la bolla di consegna, devo riuscire a risalire a tutti gli altri concetti in modo univoco. Non posso rispondere sì, ma è in uno dei nostri stabilimenti la consegnata. No, è in uno. E io c'ho quelle tonnellate, non è che faccio il giro e suono le campanelle. Devo sapere qual è. Quindi l'altra cosa a cui dovremmo fare attenzione, una volta che abbiamo creato questo diagramma concettuale, è che partendo da un'informazione riesco a risalire alle altre informazioni correlate che mi servono. Quindi il punto di partenza del diagramma delle classi, del class diagram, è ovviamente la classe. Classe è, qui purtroppo stiamo usando in modo sovrapposto varie terminologie. Quando parlo di modello concettuale, questo è il linguaggio che si usa nell'ingegneria dei requisiti. Quando parlo di diagramma delle classi, quello è lo specifico tipo di diagramma che viene specificato nel gioco di parole, nella specifica UML. Noi usiamo le classi UML per rappresentare i concetti. Quindi, quando parliamo di diagramma concettuale, in realtà il diagramma delle classi sono la stessa cosa. Ma non, sono sinonimi, ma non creano confusione. L'importante è capire se stiamo parlando di livello astratto o di livello concreto. Lì non dobbiamo confonderci. Una classe rappresenta un insieme di oggetti che hanno caratteristiche comuni e che possono esistere in modo autonomo. L'utente di Twitter può esistere indipendentemente dagli altri, può esistere indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia dei tweet, può esistere indipendentemente dalla sua foto. La sua foto non può esistere se non c'è un utente. È un pezzo dell'utente, non è di per sé una classe. Nell'ordine, dire che cosa mi serve, il bullone, il bullone è un tipo di merce, probabilmente andrà rappresentata con una classe. Avrò l'elenco dei tipi di merce che posso contenere a magazzino, e ciascuno dei quali va rappresentato. Se dico 200 bulloni, 200 non è una classe, non rappresenta una classe, è un attributo di quell'ordine specifico, neanche del bullone in generale. Quindi una delle domande che dovremmo farci, lavorando poi sugli esempi, sugli esercizi, è che cosa costituisce la classe? Quali sono i concetti principali, gli insiemi principali di oggetti che il mio sistema informativo deve rappresentare? Non che esistono, che il mio sistema informativo rappresenta. Davanti ad ogni classe dobbiamo sempre pensare, questa classe rappresenta l'informazione relativa a. Quindi nel caso di Twitter rappresenta una classe utente. Classe utente non rappresenta gli utenti, me e te, rappresenta l'informazione che Twitter ha a proposito di me e a proposito di te.
Poi non lo diciamo questa parola perché altrimenti ci allunghiamo troppo le frasi. Stiamo sempre pensando di rappresentare l'informazione che il sistema informativo ha, a proposito di. Allora, quali sono i concetti principali di cui il sistema informativo ha bisogno di avere informazioni? Quindi, ad esempio, nel caso dell'organizzazione commerciale, qui dice ad esempio, sono il dipartimento, l'impiegato, l'acquisto, la vendita. Il fatto che ci sia una vendita è un'informazione importante, tutte ha delle proprietà comuni, cioè tutte le vendite hanno la stessa tipologia di informazioni e quindi non posso mettere insieme vendita e acquisto, non posso dire sono un'unica classe che chiamo, che sono transazione, perché l'informazione che c'è dentro una vendita è diversa dall'informazione che c'è dentro un ordine di acquisto, quindi sono due classi diverse. E sono autonome perché può esistere, posso parlare di quella specifica vendita, la posso chiamare per nome, può avere un numero, può avere una data. Come regola generale noi diamo alle classi come nome un sostantivo singolare. Quindi la classe impiegato, la classe utente, non è la classe impiegati o utenti, anche se in realtà la classe utente contiene tanti utenti individuali. Però per facilità, no, useremo sempre i nomi a singolare. E la rappresentazione delle classi, come dicevo prima, è semplicissima, un rettangolo con dentro il nome. Basta. Con uno o due scomparti sotto, a seconda, ma in realtà di due scomparti in realtà ne useremo sempre solo uno, quindi ne basta disegnare uno. Uno sarebbe per i metodi e l'altro sarebbe per le proprietà. Noi i metodi non li facciamo, perché non ci compete nel modello concettuale, quindi useremo solamente le proprietà, ma le aggiungiamo dopo. Quindi la parte ovviamente difficile è quella di identificare quali sono per noi le classi principali. Poi, una volta che le identificate, ci faccio un rettangolo intorno e sono a posto. E poi devo ricordarmi che qualcun altro li deve leggere questi diagrammi. Allora, parleremo più avanti che non basta solamente scrivere impiegato o vendita. Bisognerà anche poi spiegare che cosa intendo con vendita. Più avanti ci verrà, diciamo, sarà necessario, ci verrà voglia di scrivere un piccolo glossario. Ci sono dei termini che non hanno bisogno di essere definiti. Una fattura è una cosa che è definita per legge, non ho bisogno di spiegarti che cos'è. La città. Tutti sanno cos'è quando dico città, ok? Nel senso che poi dipende, perché farlo in modo internazionale che valga per tutto il mondo non è poi così facile. Però se già dico utente, che cosa intendi? L'utente di un servizio è diverso da quello di un altro, no? E quindi dovrò a volte spiegare, no, che, soprattutto con concetti più astratti, tipo l'utente corrisponde a una persona fisica, l'ordine non corrisponde a una persona fisica, sono solamente un'informazione. E allora dire l'ordine o dire l'informazione sull'ordine dovrò spiegare un pochino meglio, no? Vedremo poi negli esempi che tante volte ci dobbiamo inventare delle parole oppure dare noi un significato nostro ad alcuni termini, in modo che siano non ambigui nel diagramma, che non ci sia il rischio che chi legge il diagramma in quella parola veda una cosa diversa da quello che abbiamo pensato. Quelle classi rappresentano insieme gli oggetti. Quindi quando abbiamo visto impiegato, città, dentro quella città immaginatevi 10 milioni, no, non so quante sono, 10.000 città del mondo, dentro quell'insieme lì. Immaginate il vostro diagramma insieme lì con tanti puntini dentro. Quelle città hanno tutte un'esistenza indipendente, ma sono tutte descritte nello stesso modo, dagli stessi dati. Ogni singola città è una singola istanza, un singolo elemento, un singolo oggetto
tangibile o intangibile. La persona è uno. La città già è meno tangibile di una persona, sì, ha un confine, ma è un'entità costruita, astratta, artificiale, ma non importa, per noi, non, il fatto che sia artificiale, inventata da noi, i confini di una città non ci impedisce di poterne parlare, di poterla trattare, di poterla gestire, non è un problema. E ogni singolo oggetto, ogni singola istanza della nostra classe, della nostra città, avrà degli attributi, delle proprietà, quindi la città ha un nome, la popolazione, le coordinate geografiche, che sono specifiche, sono come struttura dei dati uguali a tutte le città del mondo, perché tutte hanno un nome, tutte hanno una posizione, tutte hanno una popolazione, tutte hanno una superficie, tutte. Ognuna però c'è la diversa dalle altre. Non solo. Se io avessi, per caso, due città che si chiamano entrambe nello stesso modo, che hanno la stessa popolazione, che hanno la stessa superficie, eccetera, e tutti i loro attributi fossero uguali, questo non mi permetterebbe di dire che le città sono la stessa. Cioè io posso avere in una classe due oggetti che hanno le proprietà tutte uguali, spero di evitarlo, ma può capitare. Trovo un'altra persona che ha il mio nome, il mio cognome, il mio luogo di nascita, la mia stessa data di nascita. Strano che non ci siamo incontrati l'uscita dell'ospedale quando siamo nati. Ma può capitare. Questo non fa di me la stessa persona dell'altro. Siamo comunque due persone diverse. Questo per dire che ogni istanza di una classe ha innanzitutto una propria identità, indipendente dai suoi attributi. Cioè io sono io indipendentemente da come mi chiamo. Se anche trovassi un altro che si chiama uguale, non mi fa meno me, non mi fa diventare meno io stesso. Quindi, pensandolo praticamente, è come se ogni classe avesse sempre una sorta di attributo nascosto che la rende unica. Poi alcune volte questo attributo nascosto viene reso visibile. Voi se avete varcato questa soglia tanti anni fa e vi hanno marchiato con un numero di matricola. Questo è ciò che vi rende unici all'interno del Politecnico. E a me lasciava nascosto che sentirlo come marchio, ma qui a volte questi attributi che rendono univoca un'istanza vengono anche resi visibili, vengono usati. Quando siamo nati ci hanno marchiati col codice fiscale. Allora l'ipotetico Fulvio Corno nato nello stesso luogo, nella stessa data, ha un codice fiscale diverso. Ma non è il codice fiscale diverso che fa la persona diversa. Cioè, io e l'altro tizio saremmo sempre stati due persone distinte. Ma il sistema informativo che ci deve gestire ha bisogno di distinguerci. Noi non abbiamo problemi a distinguerci. Ma poiché alla fine il sistema informativo deve gestire gli elementi, questi oggetti, e dovrà poter distinguere lui. E quindi immaginate, ovunque vi girate, ci sono dei codici, dei marchi che vengono dati affinché il sistema informativo possa gestire il numero di alloggio, il numero di aula, il numero civico della vostra via, il codice di avviamento postale, il codice fiscale. Quanti codici non hanno nessun senso per noi, ma ce l'hanno per i sistemi informativi che ci gestiscono? Ecco, questi servono per gestire l'identità, no? Il fatto che ogni oggetto sia diverso dagli altri. E ovviamente ci sarà, quasi sempre, un attributo che viene usato apposta per identificare l'oggetto. Chiameremo attributo identificatore. Nelle basi dati lo chiamano chiave primaria, che serve per distinguere appunto oggetti diversi in modo univoco. Ma che ci sia o non ci sia questo attributo, possiamo dare per scontato che il sistema informativo uno ce l'avrà di sicuro, se non c'è ce lo aggiunge. Ricordatevelo quando poi vi sgrido, perché voi mi dite che due cose riconoscete quando io sono una persona che compra un prodotto e mi dite che l'ordine, che la persona ha comprato un prodotto con un certo nome e mi scrivete il nome come stringa. Allora, il fatto che abbia lo stesso nome del prodotto non vuol dire che sia la stessa cosa. Il fatto di avere un attributo in comune non vuol dire che l'identità sia la stessa. Questo discorso lo riprendo martedì prossimo, quando entriamo più in dettaglio. Per questa sera, grazie.